Allora, buonasera e grazie di essere intervenuti a questo ultimo appuntamento prima dell'estate, prima della pausa estiva. Ci appropriamo al merito della serata. Lo faccio innanzitutto ringraziando tantissimo Monsignor Livi che si è sobbarcato un bel viaggio da Roma a qui con questi caldi e quindi per parlare con noi. Prima però vi do alcune notizie su Monsignor Livi. Membro dell'Arcipelago, prima di tutto socio ordinario della Pontificia Accademia di San Tommaso. È membro dell'Arcipelago International Society for the Unity of Science. Science. Vabbè, genere. Io ho sentito dire molti inglesi così, però. Devo dire avere un science. La neolingua. No, non lo dico per veramente. Però, cioè, siccome ho fatto dei commenti su fede, scienza, così ho parlato con. C'erano molto vari inglesi. Però comunque sono irlandesi. Probabilmente. Io ho sentito dire school al posto di scuola, quindi si può immaginare, school ho sentito dire. A partire dalla sua istituzione, comunque per l'unità dell'Accademia della Società Internazionale per le Scienze di Genova, a partire dalla sua istituzione nel 1990, fondatore e direttore dal 1984 al 1999 di Cultura e Libri, mensile di orientamento bibliografico. Fondatore e direttore dal 1994 della Grande Enciclopedia Epistemologica, collana di monografie di argomento epistemologico. Fondatore nel 1999 e da allora direttore di Sensus Communis, annuario di logica aletica. Direttore editoriale dal 2000 della casa editrice Leonardo da Vinci di Roma. Docente di logica e filosofia della conoscenza nella Università Pontificia Lateranense dal 93 al 96. Professore stabile ordinario della stessa materia dal 1996. È decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense dal 2002. Incaricato dell'insegnamento di filosofia dell'essere negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008. È collaboratore dell'Enciclopedia dell'Enciclopedia Filosofica, edita nel 2007 da Bompiani di Milano, ed è collaboratore dal 2007 dell'Accademia Editoriale di Pisa per la pubblicazione dell'opera omnia del cardinale Giuseppe Siri. Le ricerche epistemologiche di Antonio Livi riguardano soprattutto l'esistenza e la funzione critica del senso comune, ossia delle certezze empiriche primarie, l'esistenza del mondo, la soggettività, il rapporto responsabile con gli altri, Dio, che hanno il carattere della necessità e dell'universalità e che quindi consentono il dialogo, consenso intersoggettivo, e fondano la possibilità logica del sapere scientifico e della fede in una testimonianza, sapere storico e sapere teologico. Cito solo un titolo, sì, perché sennò ci staremo molto a lungo, invece cito,
diciamo, un testo cardine degli ultimi anni, Vera e falsa teologia, edito da Leonardo da Vinci, e che nel 2018 è arrivato alla quarta edizione. Adesso do la parola a Monsignor Livi, che ci parlerà, come da programma, Vedremo Dio dopo la morte e questo come avverrà. Prego. Anche il titolo di questa conferenza, l'ultima della prima parte, fino all'estate, è un titolo geniale, che però va spiegato, perché dice vedremo è futuro, è chiaro, ed è plurale. E subito devo dire che quello che Dio ha disposto, quel Dio che è il principio di tutto, il Dio che conosce la ragione naturale con certezza assoluta nella sua esistenza come creatore, legislatore morale, provvidenza e... si sente? Provvidenza e giudice retributore. La retribuzione che Dio stesso poi nella sua rivelazione, che va molto oltre quello che conosciamo di lui con la ragione naturale, la rivelazione che noi chiamiamo fede, anche se è una parola ambigua, perché la fede è qualcosa di soggettivo, ossia l'accettazione convinta e solida di quello che Dio ha detto con la rivelazione. Ma quello che Dio ha detto è, i teologi dicono, quello che Dio ha detto è fides quae creditur, la fede che si crede, cioè l'oggetto della fede. E invece l'atto di fede è fides qua creditur. Bene, allora quello che Dio ha detto con la sua rivelazione, oltre, infinitamente oltre quello che la ragione umana sa di lui, è che ci ha creati per amore, gratuitamente, per farci felici eternamente in cielo. Questo è quello che Dio ci ha rivelato. Il che significa che non ci ha creati per farci felici sulla terra. Quella cosa bestiale, diabolica, che nell'Ottocento fu detta da questo autore riguardo alla rivoluzione, si è ripetuta tante volte anche riguardo, per esempio, a quel movimento che chiamano il 68, quando tutti i mass media, ma anche le arti figurative, narrative, hanno creato l'illusione che l'uomo da sé potesse instaurare una società dove, come dicono i massoni americani, quelli che hanno i founding fathers, l'uomo potesse da sé instaurare un regime in cui tutti hanno il diritto a essere felici, così dice la Costituzione americana, il diritto a essere felici, e lo Stato fa felici tutti. E invece Dio dice no, sulla terra non c'è la felicità, è impossibile, metafisicamente impossibile, poi lo spiegherò. La felicità è garantita in cielo. E da che è garantita? Dal fatto che in cielo non avremo più quello che crea sulla terra sempre il limite anche delle cose buone che Dio ci dà. Tutte le cose buone che Dio ci dà, la vita stessa, il tempo, è limitato. Le soddisfazioni sono limitate, le amicizie sono limitate, la famiglia, il bello di stare con papà e mamma sono limitate e poi muoiono. Tutto quello che Dio ci dà, anche di buono, per il nostro bene, non per la nostra felicità, ma per il nostro bene, tutto quello che Dio ci dà è limitato. Mentre invece in cielo non ci sarà più nessun limite. Non ci sarà più nessun limite perché non avremo come oggetto del desiderio e dell'appagamento cose limitate e temporanee, ma avremo come oggetto della nostra fruizione niente meno che l'infinito ed eterno bene che è Dio, bene con la B maiuscola, la bellezza di Dio, la verità di Dio, la gioia di Dio. E questo è vedere Dio. Pertanto, che cosa ci dice di Dio la ragione naturale? Che esiste e basta. Che esiste perché quello che noi vediamo con i nostri occhi, con la nostra intelligenza del mondo, tutto ci parla
di Dio che ha creato e ha reso possibile che queste cose stiano nell'essere. Nel Settecento il poeta Metastasio ha scritto questi versi brutti, ma insomma significativi. Ovunque il guardo io giro, eterno Dio ti vedo. E questo è, lo dice nel Settecento, ma lo diceva nel V secolo avanti Cristo la filosofia greca. Lo diceva nel primo secolo dopo Cristo la filosofia stoica romana con Seneca. Prima di lui Cicerone, De natura deorum, che Dio ci sia e che il mondo non si spiega senza Dio, l'avevano capito i filosofi, ma anche le persone che avevano a disposizione sono quel tipo di intelligenza immediata, però infallibile, che io chiamo il senso comune. Ma che cosa si sa di Dio? Che esiste, ma esiste come un mistero inafferrabile nella sua essenza, quella che la scrittura chiama il volto di Dio lo desideriamo ma non ce l'abbiamo sulla terra. Signore, io cerco il tuo volto, dice un salmista, cerco il tuo volto. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, dice un salmista. Allora, il volto di Dio, la sua essenza non la conosciamo, perché? Perché è impossibile fissare direttamente lo sguardo sul creatore, perché abbiamo un'intelligenza creata, fatta apposta per conoscere le creature. Le conosciamo così bene che da loro, dalle creature, risaliamo fino all'esistenza di Dio. Guardate che l'esistenza di Dio è talmente evidente a tutti gli uomini che la filosofia della religione l'ha dovuto confermare. La filosofia come metafisica l'ha confermato, l'etnologia l'ha confermato, la storia delle religioni l'ha confermato. Tutti confermano che il senso comune è infallibile nel sapere che Dio c'è come creatore, non come qualcosa di sacro che noi vediamo nel mondo come una cosa fra le altre. In questo hanno sbagliato totalmente le religioni orientali, ma come la ragione per cui le cose ci sono e sono belle e sono buone e sono vere e sono capaci di azione. È la prima causa. La filosofia rigorosa, metafisica, dice Dio lo si conosce come prima causa che permette che le cause secondarie possano agire. Prima causa assoluta, eterna di tutto. Quando gli sciocchi che polemizzano contro la religione cristiana, dicono che la ragione naturale non può risalire a Dio perché è una catena che si interrompe, uno sciocco tremendo, proprio perché sciocco ha avuto una fortuna terribile, non solo in Inghilterra dove ha scritto, ma anche in Italia, ha scritto un libro intitolato Perché non sono cristiano? Ed è un matematico che allo stesso tempo voleva fare il filosofo. In Italia ne abbiamo un tale quale, 60 anni dopo, che è Odi Freddi. Ma questo inglese, nel libro Perché non sono cristiano, che io quando avevo 15 anni lo vidi nelle edicole dei giornali come un libro, un instant book da leggere. E io già studiavo filosofia al liceo, apro le pagine che riguardano Dio e dice una cosa, da matematico dice, se Dio è la causa prima di tutte le cose, se Dio è il creatore, però risalendo di cosa in cosa arriviamo a Dio come prima causa e ci dobbiamo domandare, perché la ragione filosofica fa così, si domanda di tutto, e Dio chi l'ha fatto? Una domanda così scema dimostra l'assoluta mancanza di rigore logico da parte di un matematico. I matematici perdono la testa quando Satana ispira a loro l'ateismo, l'antiteismo, perdono la testa. Non direbbe mai una cosa del genere un matematico, nemmeno Odi Freddi, che va sempre in televisione a dire sciocchezze, cose assurde. E
tutti se le bevono, no? Perché non hanno un Antonio Olivi che sta lì a confutare, no? C'hanno invece gente che applaude, eccetera. Un po' di Freddi ha detto in televisione, l'ho sentito io con queste orecchie l'anno scorso, i cristiani sono degli idioti, tant'è vero che il loro nome cristiani viene da cretini, vuol dire cretini, una cosa totalmente assurda. Basti pensare che Luca negli Atti degli Apostoli dice che per la prima volta ad Antiochia di Siria fu chiamato il popolo dei fedeli a Cristo, fu chiamato cristiani, come un aggettivo che viene da Cristo, non ha niente a che vedere con cretini, né come abitanti di Creta, tutte cose veramente assurde. Bene. Che cosa c'è di assurdo nel domandare a Dio chi l'ha creato? Se noi, non è che facciamo un panorama, in metafisica non si fa nulla che sia assurdo, è tutto logico, noi non vediamo Dio, ecco questo che voglio dire, non vediamo Dio, vediamo le cose che ci parlano di Dio, ci parlano di Dio, e questo l'ha capito molto bene nell'antichità cristiana Agostino. Nelle Confessioni c'è una pagina meravigliosa in cui lui dice: mi sono rivolto alle stelle, siete voi che vi siete fatte da solo? No, 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 non ci siamo fatti da solo, ci ha fatti Dio. E poi i boschi, le montagne, tutte le cose belle di questo mondo fisico, tutte le cose belle del mondo spirituale, tutti ci dicono, scrive Agostino, non siamo noi che ci siamo fatti, ma ci ha fatti Dio. Metafisicamente, poi rigorizzando questo, lo ha rigorizzato molto bene Tommaso d'Aquino, ogni ente che nasce e muore o che comunque cambia ha bisogno di una causa esterna che lo mette nell'esistenza, e una volta che è nell'esistenza lo mette in atto per poter agire. Pertanto è proprio impossibile giustificare razionalmente l'esistenza delle cose senza il creatore, non solo una causa immediata ma la causa prima. Per cui nella ragione naturale c'è la certezza che Dio c'è, e come dice la scrittura, per avvicinarsi a Dio bisogna sapere che Lui è, esiste ed è remuneratore, ossia che viviamo una vita etica con responsabilità, perché siamo liberi e pertanto responsabili delle nostre scelte, e Lui non può che castigare, remunerare negativamente coloro che infrangono la sua legge, la legge di Dio, e premiare, ossia remunerare in maniera adeguata, con un premio, coloro che invece questa legge la seguono. Ma sapere che Dio è creatore, che è provvidenza, lo sanno tutti che è provvidenza. Allora voglio dire, dicevo, è molto importante per il tema di vedere Dio sapere che nella ragione naturale c'è la certezza di Dio, che c'è, ma non lo si vede. E l'essere necessariamente esistente, ripeto, come creatore, come legislatore, come provvidenza, come retributore, provvidenza, tutte cose della ragione naturale. Uno purtroppo è abituato dalla cattiva cultura moderna di pensare che ogni cosa su Dio è fede, è religione. No, no, questa è pura ragione naturale, pura filosofia. La parola provvidenza, per esempio, l'hanno inventata gli stoici, in greco era pronoia. Poi quando nel Settecento Napoletano Giambattista Vico ha fatto tutto uno studio anche della storia, la parola più ricorrente è provvidenza, filosoficamente parlando. Non è Giambattista Vico non è un teologo, è un puro filosofo. Bene, allora, questa certezza che c'è qualcuno che è la ragione di tutto, il fondamento di tutto, la causa di tutto, ma non lo si conosce perché non lo si vede direttamente, si vedono le sue opere. Non è una cosa irrazionale, è sommamente razionale.
ho pensato a una metafora, un esempio, ci ho pensato venendo in treno e ritengo che sia perfetto dal punto di vista, un'analogia. Un ragazzo perde la mamma quando è ancora lui in fasce, il papà addirittura non l'ha mai visto perché è partito a quell'epoca per la guerra ed è con l'armata che è andata in Russia, è dato per disperso. Dopo tanti anni, quando lui già è grande, e tante volte ha pensato di mia mamma, c'ho le cose che ha lasciato, qualche oggetto, una fotografia, ma del babbo non c'è niente. So che c'è, ma non lo conosco, non so niente di lui, ma so che c'è. Per di più, arriva una lettera dalla Russia e si scopre, come è successo alcune volte, non tante volte, ma alcune volte, che alcuni di quelli fatti prigionieri in Russia dall'Armata Rossa sono rimasti poi in Russia per far finta di essere comunisti, insomma, per avere un trattamento. E gli scrive dicendo: figlio mio, io adesso sono vecchio, sono moribondo, però vorrei conoscerti e farmi conoscere. Vieni a Mosca e ci vedremo. Ecco, lui ha la possibilità in un prossimo futuro di vedere chi è suo padre, ma non è che scopre di avere un padre, vede il suo volto, capisce chi è, sa qualche cosa di lui, lo guarda, lo vede, sapendo che esiste. Certo, nessuno ignora di avere un padre, molti hanno un padre e lo conoscono, grazie a Dio quasi tutti, e lui invece aveva un padre e non lo conosceva, ma può conoscerlo perché esiste, e poi perché c'è una fortunata coincidenza per cui si rompe la barriera dell'invisibile. Voi dite che è idiozia, ma no, ci ho pensato bene, non è un'idiozia, è una analogia. Con Dio è così, finché lui non ci dà il dono di poterlo vedere faccia a faccia, direttamente, di lui non sappiamo nulla, se non che è la prima causa, ma la prima causa è una cosa molto astratta, è totalmente astratta, però c'è. Ma una prima causa che è certamente personale, perché nulla può essere causato da qualcosa che è inferiore all'effetto. Se lui crea anche persone dotate di intelligenza, figuriamoci se lui... Questo è un ragionamento che c'è sulla, nel libro della Sapienza dell'Antico Testamento. Un libro scritto in greco, ma è Bibbia dell'Antico Testamento, dove dice: stolti sono quegli uomini che ammirano le bellezze del creato. Soprattutto gli antichi erano affascinati dalle costellazioni, dalle stagioni, dalle meteore, cioè. E queste cose così belle, e non si rendono conto che ancora più bello deve essere il loro creatore. Loro invece di adorare quel creatore sconosciuto che ha dato origine a tutte queste bellezze, vogliono avere una cosa bella costruita da loro e si costruiscono gli idoli. Ma questi sono scemi, sono stolti, dice Dio nella Sacra Scrittura. Bene, allora che cosa significa da vedere nel testo che ha scritto il professor Possedoni? Vedere Dio, vedremo Dio. Ecco, anzitutto il vedere, lo spiego dal punto di vista filosofico, è un termine che indica in maniera immediata una percezione sensibile, la vista, ma in maniera metaforica, da sempre, in tutte le lingue, indica anche una percezione intellettuale. Se per esempio in una conversazione abituale uno dice: ah sì, hai fatto questo, hai fatto quest'altro, vedo che non sei così scemo come pensavo. Ora, il vedere in quel caso significa ho capito, è una percezione intellettiva. Oppure vedo che la Repubblica è il migliore dei sistemi politici, o il peggiore, vedo, è la conclusione di un ragionamento, di un atto intellettivo. Allora qui vedere Dio significa appunto non percepire una figura fisica con gli occhi,
ma capire con l'intelletto la sua essenza, la sua natura, la sua, il suo contenuto noetico. Bene, questo vuol dire, è pertanto una parola giusta, intesa metaforicamente. Ma invece vedremo un futuro collettivo e lì è sbagliato. Perché? Perché il destino che ha, per amore di Dio, ogni uomo, di vedere Dio dopo la morte come premio di un'esistenza ordinata, giusta, è persona per persona ed è subordinata, questa concessione del più grande dono possibile, che poi viene chiamata visione beatificante o beatifica, è conseguenza di una scelta umana, che è quella libera di corrispondere alla grazia di Dio. Pertanto non è per tutti. E poi non è collettiva. C'è un'eresia nella filosofia e nella teologia moderna, che è il collettivismo. Per esempio, tutti quelli che dicono il regno dei cieli sarà attuato sulla terra quando faremo la rivoluzione socialista, questi dicono i teologi della liberazione, Johann Baptist Metz in Germania e poi tutti quelli che lo hanno imitato in America Latina come Gustavo Gutierrez eccetera. Il regno dei cieli è una nuova società senza classi, perché sono tutti marxisti, che si otterrà con la rivoluzione e ci sarà allora nuovi cieli, nuova terra, parole dell'Apocalisse, saranno una società perfetta. E uno dice, ma e nel frattempo quelli che muoiono? Niente, non importa, perché c'è solo l'idea assurda, irrazionale, che l'unica realtà che esiste è la comunità storica, la comunità che in divenire, che ottiene le cose nel futuro, un futuro migliore. Anche molti preti si sono cascati in questo trucco, no? E ultimamente anche alcuni papi. Pensare che tutto il piano di beatitudine sulla terra e in cielo sia un piano che riguarda la collettività, che loro chiamano comunità, la Chiesa come comunità, ma è un'assurdità. Nemmeno la comunità degli apostoli ebbe un destino univoco. Che ci furono quelli fedeli, addirittura poi martiri, e c'è stato invece il traditore. È sempre così, poi Gesù l'ha detto con parole inequivoche. Due uomini saranno a dormire a letto, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Due donne saranno a lavorare alla tessitura, una sarà presa e l'altra sarà lasciata. E poi dice l'Apocalisse, beati coloro che muoiono nel Signore, le loro opere li seguiranno, ciascuno con le sue opere, buone o cattive. Chi muore nel Signore con le sue opere buone. Tutto è personale e la morte è di ciascuno. Non c'è la morte della società, la morte di una comunità, la morte della Chiesa. Non c'è la vita della comunità, la vita di una collettività, la vita della Chiesa. Questi enti astratti sono, come dice la sociologia, un intrico di relazioni tra soggetti individuali, che sono gli unici fisicamente veri. E il merito, la colpa, che vengono riconosciuti da Dio remuneratore, sono sempre personali. Persino il diritto civile penale, raccogliendo la sapienza dei romani e dei cristiani, dice la colpa è sempre la responsabilità sempre del soggetto individuale, non della famiglia, non della società. Non... Allora, dire vedremo Dio e vedremo Dio, uno sì e l'altro no. Uno perché Dio lo vuole e lui l'ha voluto, l'altro no perché Dio lo vuole ma lui non l'ha voluto. Allora, che consiste poi ciò che Dio ci promette? Consiste in una cosa totalmente incomprensibile per noi che siamo in questa vita, ma fidandoci della parola di Dio sappiamo che è vero. Anche qui bisogna fare
delle analogie. Quando un bambino comincia a scegliere i suoi studi, diventa un po' più grande, gli dicono: guarda, se vai a scuola, poi diventi un professore, poi diventi un ingegnere. Lui non sa, non può immaginare che cos'è essere un ingegnere, però da come gliene parlano i genitori capisce che è una cosa buona. Oppure gli dicono: senti, non devi fare lo sportivo, perché lo sportivo, guarda, ci avrà, se va bene, alcuni anni di gloria e di reddito, ma poi finisce, no? E poi magari non è il più bravo, e poi magari c'è un incidente, non puoi vivere tutta la vita su questa scommessa dello sport. Eppure molti ragazzi lo fanno lo stesso, eccetera. Quando si promette qualche cosa nel futuro, se la persona che promette è degna di stima, di considerazione, si crede anche a quello che non si immagina e non si può nemmeno capire fino in fondo. E questo succede con noi, con la promessa che Dio ci dà di una felicità che sulla terra è impossibile, ma invece Lui ce la rende possibile nell'eternità. Ossia che quel volto di Dio che sulla terra ci è precluso, perché Dio, anche filosoficamente si capisce, no? Se è l'essere non limitato da nessuna natura, da nessuna essenza, non può essere costretto in un concetto, il concetto è sempre un limite, è una delimitazione dell'essere, e allora è chiaro che Dio non è concettualizzabile. Appena è sorto il cristianesimo, molti filosofi sono diventati cristiani. Il primo è stato convertito da San Paolo nell'Areopago di Atene, si chiamava Dionigi. Le sue opere sono opere del neoplatonismo, o forse dello stoicismo, perché San Paolo era stoico, e sono opere meravigliose, di cui una è I nomi divini. I nomi divini. Poi tutti l'hanno, nel Medioevo era considerato appunto Dionigi di Atene, Areopagita, convertito da San Paolo, e poi anche stato il primo vescovo di Atene. Poi però hanno detto: no, ma ci sono dei termini lì che non possono essere del primo secolo dopo Cristo, sarà? Allora hanno cominciato a chiamarlo lo pseudo Dionigi Areopagita, pseudo Dionigi, falso Dionigi, no? E questa è la solita storia della falsa scienza, perché poi invece, proprio in questi ultimi decenni, studi accurati, sia filologici sia storici, hanno dichiarato che no, quelle opere sono proprio di lui proprio. Tutto il lessico, tutto il contenuto è proprio di un filosofo cristiano del primo secolo. È lui, Dionigi Areopagita. Basta, guai a chi dice lo pseudo Dionigi. Comunque, anche chiamandolo così è la stessa cosa. Ha detto delle cose meravigliose, ha detto: Dio è sopra l'essere, Dio non, è sopra il concetto, è sopra la natura, non si può definire filosoficamente con parole umane, con concetti umani, è giustissimo. Però sappiamo certissimamente che esiste, e come no. Infatti, che cosa aveva imparato Dionigi da Paolo? Aveva imparato che il Vangelo che lui predicava, Paolo ad Atene, nell'Areopago, ai filosofi stoici ed epicurei, quel Vangelo non veniva ad annunciare che Dio esiste, ma no, perché Dio è hoteos agnostos, Dio sconosciuto, che loro avevano addirittura fatto un altare al Dio sconosciuto, al Dio in quanto sconosciuto, diverso dagli dei che invece erano epifania di Dio, più o meno create dalla letteratura, dall'immaginazione. San Paolo dice: io parlo di un Dio che voi sapete benissimo che esiste, nel quale Dio, come dice un vostro poeta, viviamo, esistiamo e ci muoviamo. Parola esatta di Paolo. Cioè, il Dio conosciuto dalla ragione umana, lui dice, su questo siamo d'accordo, ma venga a parlare invece di un fatto che è rivelazione soprannaturale. Dio si è incarnato, è venuto sulla terra e c'è un giudizio finale per cui saremo giudicati per le cose che abbiamo fatto, eccetera, eccetera. In quel momento alcuni se ne andarono dicendo: ah, ma anche queste sono fantasie di un ebreo incolto. Altri invece dicevano: ah, ma questo è proprio quello che mi aspettavo di sentire, no? E ci fu una donna che si convertì subito,
e questo uomo Dionigi. E cosa dice Dionigi? Dio, da un punto di vista della ragione, non lo possiamo vedere con gli occhi della mente. È come se fissassimo il sole direttamente e ci abbaglia. Ma questa è solo una metafora che non spiega niente. Semplicemente noi conosciamo l'essenza delle cose perché vediamo i loro limiti. Ma essendo Dio l'essere senza limiti, no, non possiamo dire nulla. Bene, sul piano naturale. Sul piano soprannaturale, che cosa succede? Attenti un momentino, che questo è molto importante. Sul piano soprannaturale, non è che cominciamo a vedere Dio su questa terra, perché tutto quello che Dio ci comunica sono misteri, ossia cose che nel dettato sono comprensibili. Uno comprende che cosa dice Dio. Dio dice: io sono Padre, Figlio e Spirito Santo. Poi dice: ognuno è creato perché poi abbia la visione di me diretta in cielo. Oppure nell'Eucaristia ci sono io presente in corpo, sangue, anima e divinità. Tutto quello che Dio ci ha rivelato, capiamo che cosa dice la rivelazione, ma non possiamo assolutamente penetrarne il contenuto come se avessimo capito. Infatti, di fronte a una parola di Dio, noi non è che diciamo ho capito, diciamo ci credo, e non è una cosa irrazionale. Abbiamo tutti i motivi razionali per credere, ma credere significa accettare un mistero. Infatti si chiamano tecnicamente misteri rivelati, non sono cose che, pertanto Dio non lo vediamo su questa terra nemmeno quando abbiamo la fede. C'è un gesuita, che è uno dei tanti gesuiti che hanno rovinato la teologia fino ad arrivare ai nostri giorni, che si chiama Rousselot, che ha scritto un libro che si chiama Gli occhi della fede, come se la fede fosse una facoltà conoscitiva. E questo è bello da dirsi, è suggestivo, è letterario, ma è totalmente falso, anzi è deviante. Non è vero affatto che sia così. La fede non ci dà un'altra visione, no, la fede ci dà semplicemente la conoscenza di come stanno le cose senza saperle, le accettiamo. Per esempio, una cosa molto, molto pratica: chi può sapere di essere in grazia di Dio? La fede ci dice si è in grazia di Dio quando volontariamente abbiamo, dopo il battesimo, rimediato ai nostri peccati con il sacramento della penitenza. Allora dice al Concilio di Trento: nessuno si accosti all'Eucaristia se ha coscienza di essere in peccato mortale. Ora, come fa ad avere coscienza di essere in peccato mortale? È una cosa empirica? L'essere in peccato mortale è una cosa empirica? È una cosa che si può... è come dire: vediamo se ho un buco nello stomaco a forza di prendere l'aspirina. È quello. Uno sente il dolore e poi magari va a farsi una radiografia: c'ho un buco nello stomaco. È così avere coscienza di essere in peccato mortale? No, essere in peccato mortale non si vede, non si tocca, nemmeno ci si ragiona sopra. È semplicemente dire: ho coscienza che quello che ho fatto è, l'ho fatto volontariamente, piena avvertenza, deliberato consenso, e so anche che la legge di Dio lo proibisce. Allora ne deduco che sono in peccato. Ma non è un sentimento, è un ragionamento di fede. La fede permette tanti ragionamenti, ma l'oggetto è sempre un mistero. Qual è il mistero in questo caso? Il mistero della grazia. Chi è in grazia di Dio significa che è unito a Cristo e diventa suo fratello, figlio di Dio, tramite l'unione che permette a ognuno di essere nel corpo mistico, che è la Chiesa, come tralci uniti alla vite. Ma tutto questo non si sente, non si vede e nemmeno si capisce. Chi può capire la propria unione con Cristo attraverso qualche cosa che ha visto? Non si vede niente, ci si crede perché l'ha detto Gesù. E così l'Eucaristia non è che qualcuno ha capito, nemmeno i più grandi teologi. Io sono stato scolaro del più grande teologo dell'Eucaristia, che si chiama Antonio Piolanti, della mia università, la Trelenzi, insomma.
tanti anni fa. Antonio Galletti ha scritto un volume enorme, anzi adesso in 3 tomi, De Eucaristia. E che cosa ha capito? Non ha capito niente. Ha capito cosa si deve credere, e l'ha scritto in 1500 pagine, cosa si deve credere, ma non è che l'abbia capito, perché nessuno capisce com'è possibile che Gesù sia in cielo dopo l'ascensione, col suo corpo glorioso, e allo stesso tempo in ogni ostia consacrata, nel tabernacolo o nella Santa Messa. Si può capire, non si capisce, ci si può credere. E San Tommaso, che è un grandissimo teorico della filosofia e della teologia, forse il più grande metafisico della storia, scrive una poesia, un inno religioso sull'Eucaristia, che comincia con queste parole: adoro te, devote, latens deitas, ti adoro, divinità nascosta, invisibile, adoro te, devote, latens deitas. E poi più avanti dice: victus, tactus gustus, in te fallitur, se audito solo, tutto credito. I sensi non percepiscono te, se non le specie eucaristiche, te come persona, no. Però l'hai detto te. Allora, nil hoc verbo veritatis credito. Non c'è nulla di più vero di queste parole di verità. Per cui anche il più grande teologo dell'Eucaristia sa solo che Gesù l'ha detto, e può studiare per secoli la teologia della Chiesa Cattolica per sapere esattamente che cosa voleva dire Gesù, per credere a quello che ha detto lui. Ma non si vede niente, Dio non si vede. Non si vede Dio su questa terra. Allora, c'è un padre della Chiesa orientale, San Gregorio di Nissa, che ha scritto un bellissimo libro sulla vita di Mosè, in cui dice: Mosè era talmente buono di Dio, anche se poi anche lui ha avuto un momento di defiance e come castigo non è entrato nella terra promessa, però era talmente buono, talmente fedele a Dio, che addirittura Dio lo considerava il suo amico, l'unico amico che aveva sulla terra. Il popolo di Israele era di dura cervice e continuamente si ribellava, e addirittura il bidello d'oro. Invece lui no, era sempre fedele, sempre buono. Tant'è vero che a un certo momento, dice il libro della Genesi, e il libro dell'Esodo, scusate, che Mosè parlava con Dio faccia a faccia, come un amico parla con un amico. Però non era, dice San Gregorio di Nissa, non era una visione. Era delle ispirazioni che Dio dava a Mosè perché desiderasse sempre di più vedere Dio nell'altra vita. E tant'è vero che poi a un certo punto dice: se tu entri in quella roccia, io passo lì davanti e tu potrai vedere la mia schiena mentre passo, di più non posso farti vedere. Insomma, sono tutti simboli, tutte allegorie per dire: tutte le grazie per la vita mistica su questa terra servono solo per desiderare la visione diretta di Dio, che su questa terra nessuno avrà mai, mentre invece nell'eternità sì. Come premio, tant'è vero che Gesù dice, cosa fa una rappresentazione di quella che è la fine della nostra vita, secondo i suoi desideri per ciascuno di noi. Per ciascuno di noi Gesù dice: io vorrei che succedesse questo. Tu vieni sulla soglia dell'eternità e io ti dico: vieni avanti, servo buono e fedele. Siccome sei stato fedele nelle poche cose che potevi fare, ti darò un premio immenso, incommensurabile, sproporzionato. E poi conclude: entra nella gioia del tuo Signore. Ecco, questa è la visione beatifica: entrare nella gioia di Dio, perché Dio, che ci dà la possibilità in questa vita di gioire di tante cose che sono sue creature, ci fa gioire di se stesso, che è il creatore di tutto, pertanto la bontà infinita, la bellezza infinita, la verità infinita. Questo significa la visione beatificante. E così come tante cose sappiamo di lui senza capirle su questa terra, con il Lumen Fidei,
il lume della fede, non gli occhi della fede, ma il lume della fede, così, dice San Tommaso, avremo la visione beatifica tramite un altro dono che ci fa Dio, gratuito, in premio alla nostra vita fedele ai suoi dettami, che è il lume in gloria, il lume della gloria. E uno dice, ma in che consiste questa beatitudine, questa visione di Dio? Qui ricominciamo da capo, e su questo mi interessa insistere. L'eternità per noi è assolutamente incomprensibile, perché noi viviamo nel tempo, siamo fatti di tempo, la nostra mente ragiona cronologicamente, diacronicamente o sincronicamente, ma sempre nel tempo. Immaginare l'eternità è impossibile per noi, capire l'eternità ancora peggio, no? Né capire né immaginare, non possiamo fare altro che crederci. Tanto è vero che San Gregorio di Nissa, che è molto furbo, dice: i beni di questa terra hanno lo svantaggio che o finiscono subito o vengono a noia. Per cui se noi capiamo la beatitudine eterna come se fosse un altro bene di questa terra, penseremo che noia stare sempre a vedere la stessa cosa, stare sempre con questa persona. Tutte le persone ci vengono a noia, tutte le persone, qualcuno dice me ne vado, mi allontano. Dice San Gregorio di Nissa, tutte le cose create non appagano il nostro desiderio infinito. E allora si vede che invece in cielo non c'è noia, non c'è assuefazione, c'è come un bere che dà ancora sete, e che questa sete può essere continuamente, questo ci viene garantito dalla parola di Dio, ma non lo capiamo, ma ci crediamo. Tant'è vero che per esempio io per spiegare queste cose anche alle persone a cui faccio catechismo, perché io parlo con i più dotti teologi del mondo, ma soprattutto anche con i bambini della prima comunione, che per me sono anime come le altre, forse più aperte alla verità dei teologi. E dico, senti, tu hai imparato la parola, lo dici tutte le sere, eterno riposo con loro Signore. L'eterno riposo, perché l'eterno riposo? Perché tu vedi il tuo babbo, la mamma, come si stancano. A un certo punto la sera dice, sono a pezzi, vorrei riposare. Oppure il babbo che dice, questo lavoro, non ne posso più di questo lavoro, vorrei andare al riposo. Collocamento al riposo. Il riposo è quello che tutti desiderano su questa terra, perché anche le cose che entusiasmano e sono belle stancano. E poi dico, sapete che San Tommaso dice, il riposo per il corpo consiste nella quiete, smettere di lavorare, smettere di faticare. Poi aggiunge, invece per l'anima il riposo è la gioia. Ah, che bello. Allora significa che in cielo, quando saremo in anima e corpo, perché c'è la resurrezione dei corpi, in anima e corpo, il corpo riposerà, nel senso che non dovrà più sudare, correre, faticare, eccetera. L'anima si riposerà attraverso la gioia, non c'è più la delusione, non c'è più la noia, non c'è più l'ansia. Su questa terra, poi ai bambini non lo posso spiegare, ma a voi sì, su questa terra ogni cosa che desideriamo anche per tanto tempo, una volta ottenuta, è una delusione. Oppure è una cosa bellissima che però scompare. Per esempio a me mia mamma non mi ha mai deluso, tutti gli anni che l'ho avuta, ogni anno gli volevo più bene, e lei pure me lo diceva, ti voglio sempre più bene, come andremo a finire? Io andrò a finire, finirà che tu muori, purtroppo è così, è morta, e io ci sono rimasto molto male. Avrei voluto vivere sempre con lei, e non è stata possibile. Con Dio non succede così, non lo perdiamo, non è di quei beni che si perdono oppure che ci deludono. È questo che ci viene garantito da Dio stesso, che parla con parole umane per spiegarci che cosa dobbiamo credere. Prima ancora dei dettagli,
diciamo, la Magna Carta della visione beatifica c'è nella lettera di San Paolo ai Corinzi, che dice: adesso Dio lo vediamo, a proposito di Dio è questo, adesso Dio lo vediamo come in uno specchio nel mistero, e aigmate nel mistero. E questo che ho detto, tutto quello che è soprannaturale è mistero, ma non è falso e nemmeno è astratto, è vero ma inconoscibile. Che cosa vuol dire come in uno specchio? Allora, quelli che non capiscono il greco, né capiscono i termini della letteratura greca del primo secolo, dicono è perché le creature rispecchiano la grandezza di Dio. Ma non voleva dire questo il povero Paolo, perché lo specchio di quell'epoca, molto usato dalle donne, quasi per niente dagli uomini, era una lamina di rame, le donne ricche d'argento, levigata il più possibile, che però dava sempre un'immagine. Le donne infatti detestavano, non avevano bisogno dello specchio, ma lo detestavano, perché tutte le facce venivano deformate. Lo specchio vero e proprio di vetro non è stato ancora inventato, e se qualcuno si specchiava come Narciso in un torrente e poi si innamora della propria immagine, anche lì l'immagine è deformata, perché il torrente non sta fermo, ci sono le increspature. Per cui, cosa vuol dire San Paolo con lo specchio? Vuol dire confusamente, noi Dio lo vediamo confusamente, come è confusa l'idea di un padre che uno non ha conosciuto, sa che c'è ma non ha conosciuto, non sa niente di lui, e nel mistero, appunto, questo vuol dire, è un endiadi, cioè una sola idea con due termini, lo specchio e il mistero, per dire Dio lo conosciamo in maniera indiretta, dice la teologia, in maniera indiretta. E poi aggiunge, mentre invece in cielo lo conosceremo faccia a faccia, prosopon to prosopon, faccia a faccia. Faccia a faccia significa non c'è un intermediario, è conoscenza diretta. E questa è parola di Dio, questo è quello che assolutamente dobbiamo credere. E non vale, per l'ennesima volta lo ripeto, perché sennò che sono venuto a fare qua, per lanciare questo messaggio, le cose della fede, crediamole fortissimamente perché l'ha detto Dio e la Chiesa ce lo propone e sono garantite, e se non lo capiamo, beh, non c'è niente da capire, sono misteri, altrimenti non ci sarebbe stata una rivelazione, l'avrebbe ottenuta l'uomo quella conoscenza da solo a forza di studiare. Adesso sto per pubblicare un libro sulla filosofia della religione di Spinoza, e Spinoza, che era un grande razionalista, aveva lasciato la sinagoga perché era ebreo, però rifiutava la religione ebraica, odiava la religione cristiana, e alla fine dice la cosa peggiore del mondo è la religione, perché la religione è frutto della ignoranza degli uomini, della loro pigrizia mentale, che non vogliono studiare, non vogliono ragionare, perché invece chi studia e chi ragiona alla fine sa tutto, scopre tutto, non ci sono misteri. Mistero è il nome che la pigrizia umana dà a quello che non ha voluto con le sue forze scoprire. Questa idea qua è rimasta poi dopo Spinoza, è rimasta da tanto tempo. Invece noi sappiamo che il mistero è una grande grazia di Dio, perché oltre i limiti di quello che la ragione naturale ci dà, Dio ci dà la possibilità di sapere le cose che più contano, perché senza la rivelazione di Dio la vita è in parte bella. Non so, Roberto Benigni, che della mia città, dice, ha vinto l'Oscar con "la vita è bella", malgrado le sofferenze degli ebrei, lo Shoah, cioè, la vita è bella, no? Ma uno dice, beh, è tutto relativo, no? O uno può dire, la vita è una tragedia, come dicevano i tragici greci, come dice Nietzsche, può darsi che tutto sia tutto brutto, tutto bello, oppure in parte bello, in parte brutto, sono tutte cose che non hanno niente di assoluto, sono tutti punti di vista quasi sempre letterari, e poi che cambiano con gli stati d'animo. Quando uno è depresso, questa vita fa schifo. Quando uno è estasiato, magari con l'ecstasy,
è tutto contento, ma su questa terra se non c'è la fede, la promessa di Dio, della visione di Dio immediata, della gioia eterna, questa vita è un rebus, può essere anche uno molto ottimista, ma finisce per essere preda di tutte le più grandi idiozie delle ideologie, come quella della Costituzione americana, che dice ogni cittadino ha il diritto alla felicità. Una stupidaggine, perché anzitutto nessuno sa che cos'è la felicità, e poi secondo, nessuno Stato garantisce questa ipotetica felicità a tutti. Se uno dice lo Stato americano che garantisce la felicità a tutti, poi c'è Guantanamo, che è come una specie di inferno, no? Dice, ma è necessario, e appunto, e siccome è necessario, significa che la felicità non è per tutti. Poi ci sono quelli che si suicidano, poi questi stessi stati poi ammettono la dichiarazione anticipata del proprio suicidio, insomma. E poi c'è l'aborto. Che felicità lo Stato garantisce al bambino non nato quando la madre lo vuole ammazzare con i soldi dello Stato? È tutto talmente caotico che se non ci fosse la rivelazione, questo mondo sarebbe, come dice Pirandello, così esse vi pare, tutto arbitrario, e pertanto l'uomo che è fatto per certezze positive, costruttive, e che vadano più in là della morte. Allora che cosa succede alla fine? Quello che ha scoperto nel 600 Blaise Pascal, che l'uomo, perché lui era un credente molto solido, oltre che matematico, il contrario di Pier Giorgio Di Freddi, era matematico, un grande matematico, e un grande credente, e un grande filosofo, tre cose. Dice, l'uomo ha una grande paura di una sola cosa, della morte, che la morte gli toglie ogni possibilità di avere quello che sulla terra cerca sulla vita, o perché la morte gli toglie quello che già c'ha, o perché la morte gli impedisce di continuare a cercare quello che ancora non ha trovato. E allora che cosa fa l'uomo con la paura della morte? Ha usato una parola, le divertissement. L'uomo si distrae con qualche cosa che non gli faccia pensare alla morte. Però dice, uno può distrarsi con l'oppio, con i giochi, con la lussuria, con la guerra, con il potere. I siciliani dicono, c'è molto più gusto nel comandare che nel... eccetera. Vabbè, uno si distrae con quello che vuole, ma sono distrazioni che durano un momento. Ma le divertissement non risolve il problema dell'angoscia dell'uomo di fronte alla morte. Mentre invece, guardate come cambia tutto il panorama, chi crede nella promessa di Dio, la morte non solo non la teme, ma in un certo senso dice, ah, quello sarà il mio riposo, quello sarà la mia gioia, quello sarà l'ottenimento di tutto. È lì che penso di trovare poi tutti i miei cari, o di portarceli dietro, che sono le persone che a me sono state affidate. E infatti quando già aveva 87 anni mia mamma gli diceva, adesso ci prepariamo a fare il tuo 90esimo, per una grande festa. No, figlio mio, anch'io ho diritto a un po' di eterno riposo. La frase è assurda, no? Perché se è eterno non è un po', però siccome era abituato a dire un po' per non avere pretese eccessive, ha detto questa frase assurda che però è teologicamente perfetta, anch'io ho diritto a un po' di eterno riposo. Infatti è morto quasi subito dopo. L'anno dopo aveva detto queste parole, non me le posso dimenticare perché pensavo di farle una promessa terrena, bella, ma lei ormai era a quell'età e con la sua vita religiosa forte, si era stufata di promesse terrene, voleva una promessa per la vita eterna. E non perché fosse distaccata da me, perché non era affatto, né dagli altri figli né da tante cose di questa vita, ma perché tutto in questa vita è relativo, meno quello che ci porta a quello che è assoluto, a quello che è per sempre, che è vero. Bene, non dico più niente.
sogno vivi per questo nutrimento spirituale che ci ha elargito oggi, ma che siccome non vogliamo far andare via, speriamo di poter continuare magari con qualche vostra osservazione, sì, con qualche vostra domanda, con qualche spunto che potete fornire anche voi, anche in relazione a quello che lui ha detto. Francesca ha detto nutrimento spirituale, lasciamo perdere, se può essere una parola accettabile, però non accetto questo termine perché io ho parlato da filosofo e poi da credente, e in ambito i casi su un piano assolutamente razionale. Anzi, una cosa che non ho detto perché non c'era tempo, ma approfitto questo intervento di Francesco per dirlo: quello che riguarda la verità, sia naturale sia soprannaturale, deve prescindere dai sentimenti. Siamo nell'epoca del sentimentalismo, tutto è detto sempre, appunto, le emozioni, le sensazioni, me la sento o non me la sento, sento di sì, sento di no, sento Dio o non sento Dio, tutte queste cose sono talmente fatue. Poi proliferano i santoni, poi ci sono le apparizioni, che non si sa mai a che punto sono vere. Poi ci sono le filosofie che vogliono che i sentimenti siano annullati perché ne rimanga uno solo, il sentimento dell'annullamento di ogni desiderio nel nirvana. E ci sono cattolici, tanti, che addirittura abbandonano la pratica della fede cristiana per fare pratiche di yoga. Insomma, siamo matti. E qui è l'irrazionale, perché per credere a quello che Dio ci dice basta ragionare e vedere che il testimone è credibile, le cose che ci dice sono credibili e per di più sono legate al nostro desiderio di verità assoluta. Facciamo un atto razionale nel credere a una testimonianza degna di fede. Ma è tutto razionale. E anche il fatto, per esempio, ho parlato del sacramento della penitenza. Bernhard Hering, un teologo moralista tedesco piuttosto eretico, ha scritto un libro il cui titolo era La confessione è il sacramento della gioia. E sembrava che dopo la confessione tutti fossero pieni di gioia. E io che per 50 anni ho fatto il sacerdote confessore so che non è vero, lo so anche l'esperienza mia. A volte uno ha una tale depressione spirituale, un tale odio di se stesso per i peccati che ha fatto, una tale delusione dei sogni di gloria che aveva, un tale rimorso che uno dice, ecco ti assorbo, dice prete, e dice, beh sì, mi assorbo, ma io mi sento ancora in peccato, io mi sento ancora lontano da Dio. Questo è terribile. E se uno me lo dice, purtroppo non molti non me lo dicono, se uno dice, che ti importa di sentire o non sentire? Non devi sentire niente, devi fidarti. Gesù ha detto ai suoi apostoli, quello che legherete sulla terra sarà legato, quello che scioglierete sarà sciolto. C'è Giuseppe Possedoni che vuole interrompermi. Signore, qui vuole fare una domanda. Sì, lui. In prima fila c'è lui. Sentendo lei mi veniva in mente due citazioni che forse possono aiutarci a capire meglio, una di Sant'Agostino e una di Santa Caterina da Siena. Cioè Sant'Agostino dice che l'animo umano non trova pace finché non trova Dio, non riposa in Dio. E ancora più chiarisce forse Santa Caterina da Siena dicendo che siccome siamo fatti per Dio, che è infinito, tutto ciò che abbiamo sulla terra non ci può appagare, perché noi essendo
avendo fame di infinito, tutto ciò che è finito non ci può pagare, certo, strutturalmente. Non è questione di avere pochi o tanti soldi, a parte che la RAI, la Prosecco Pro di Intelligenza, ha fatto una trasmissione che i soldi fanno la felicità. Sempre questa trasmissione. In realtà, in realtà c'è l'impossibilità ontologica. È possibile dire questo? Non è possibile, perché anche il prologo di San Giovanni dice che noi abbiamo dentro di noi una luce, una fiamma, un principio di infinità che non può essere appagato, che è proprio il segno che Dio ci ha creato. Perfetto. Cioè noi non possiamo strutturalmente, quindi mettiamoci l'anima in pace che qui, che questa giustamente è una valle di lacrime. Questa, prendila come vuoi, anche Trump, che è presidente degli Stati Uniti, che è un miliardario, vive in una valle di lacrime. Certo. E lui stesso vive malissimo. Cioè, questa è la realtà. Come fa a sapere che vive malissimo? No, scusi, è una curiosità. Cioè, intanto siamo esseri umani, quindi lui non è che è un superuomo alla mia stessa natura umana. Quindi anche lui è prigioniero di questa finitudine, farà delle delusioni e certamente non è appagato da quello che lo circonda, perché è ben altro quello che può aspirare. Grazie. Aggiungo solo una cosa: Sant'Agostino, che è africano, e Santa Caterina da Siena, che è della mia terra, sono due santi. Caterina da Siena è stata fatta addirittura dottore della Chiesa, anche se è analfabeta, e prima Agostino è il più grande dei dottori della Chiesa, benissimo, però sono santi, dottori della Chiesa, teologi, non sono il Magistero, non sono la parola di Dio, pertanto non li perdiamo tutto, queste cose sono giustissime, ma noi dobbiamo credere a quello che Dio ha detto, e Dio quello che Dio ha detto è garantito dalla Chiesa attraverso i dogmi e la Sacra Scrittura custodita, interpretata dalla Chiesa. Non mettiamo tutto sullo stesso livello, altrimenti possiamo a volte essere affascinati da teorie di teologi e da rivelazioni private che ci distolgono da quello che va creduto con tutta l'anima. È meglio così? Allora, poi c'è il signore giù. Sì. Ci vogliamo chiedere se ci sono differenze teologiche, no, sì, di serio beatifica nell'ebraismo. La visione beatifica dell'ebraismo, cioè dell'Antico Testamento, non è chiaramente enunciata. È una delle tante cose di Dio che sono in qualche modo oggetto di allusione. Per esempio, quando ad Abramo appaiono tre uomini con un'allusione alla Trinità, insomma non sono una chiara rivelazione. La rivelazione dei misteri della nostra santa fede viene con Gesù Cristo. Perché? Perché quel Dio che noi non vediamo, invece Gesù si presenta dicendo: Dio nessuno l'ha mai visto, salvo il Figlio di Dio, che contempla nell'eternità il suo volto, lui ve lo racconta, lui ve ne parla, lui lo sa. Pertanto Gesù Cristo è il culmine di quella rivelazione vetero-testamentaria, che è ancora frammentaria e imperfetta, mentre invece con Gesù abbiamo la rivelazione definitiva e perfetta, che non deve più essere aumentata. Con la morte dell'ultimo apostolo che raccoglie le parole di Gesù è finita la rivelazione pubblica. L'ebraismo attuale ha tante di quelle forme diverse, no? Perché l'ebraismo attuale c'è anche una corrente mistica che confonde la visione beatifica con la mistica della vita terrena. La vita terrena, per quanto possa essere piena di contemplazione di Dio, è sempre una contemplazione di Dio attraverso le creature, a partire dalle creature, pertanto non ha nulla a che vedere teologicamente con quello che è il vero e proprio sguardo dell'anima
nel volto di Dio, e questo non c'è nell'ebraismo attuale. Ci sono addirittura forme di misticismo estremo che assomigliano alle esperienze mistiche straordinarie dei nostri santi, per esempio Teresa d'Avila, eccetera, ma non sono niente a che vedere con la visione beatifica. La visione beatifica, non abbiamo nessun esempio su questa terra, non abbiamo nessun esempio in religioni che non hanno la rivelazione, lo abbiamo solo nella rivelazione. Vorrei una spiegazione. Lei ha detto che l'assistenza di Dio è raggiungibile dal punto di vista razionale. Sì, sì, sì. E vedendo faccia a faccia è un fatto di fede. Poi ha aggiunto però che la ragione conosce l'esistenza di Dio, ma conosce anche, se ho capito bene, la provvidenza, che Dio è il legislatore, che Dio è il remuneratore. Queste tre cose mi sono strane, anche perché nella rivelazione Dio ha dato la legge, Dio ha detto cos'è prendo, cos'è il castigo, quindi lo ha rivelato, e non credo che sia facile per pura ragione capire come Dio legiferi, come Dio punisca o come Dio prende. Ottimo intervento, intelligentissimo e utilissimo, ma i termini creatore, provvidenza, legislatore, remuneratore sono tutti sinonimi, in quanto di Dio sappiamo solo che da Lui viene come prima causa tutto l'ordine creato, e nell'ordine creato c'è anche l'ordine morale, nell'ordine creato c'è anche la realtà della libertà e della responsabilità, per cui gli uomini sono reciprocamente con Dio o giusti o ingiusti. Tutto questo fa parte della razionalità. Tant'è vero che queste cose ci sono in Platone, ci sono in Aristotele. Aristotele ha fatto l'etica, tre etiche, e dice queste cose qua. Platone, per esempio, quello che prima vi dicevo, di non fidarsi dei sentimenti, eccetera. Platone è il primo che ha detto la nostra vita è come un'auriga che guida dei cavalli, e bisogna dominare gli istinti, dominare le passioni, dominare i sentimenti attraverso la ragione lucida. Che poi lo fanno tutti lì, quando perdono di vista le cose astratte vanno nel concreto. Per esempio quando a Salvini hanno detto che fai lo stesso che fanno la 5 Stelle, metti l'impeachment al Presidente della Repubblica, hanno detto queste cose non si possono decidere sul momento, ci penseremo a mente fredda. È intelligentissimo. Chiunque avrebbe fatto così, cioè chiunque fosse un buon politico avrebbe fatto così. Non si possono prendere decisioni così grandi e importanti, che poi si sono rivelate quelle del 5 Stelle fasulle, no? Se uno non ci ragiona sopra a mente fredda. Che significa mente fredda? Senza farsi trascinare dalla passione del momento. Bene, allora detto questo, nella filosofia antica, anche prima del cristianesimo, tutto quello che di Dio si può sapere, che una sola cosa, che Lui è la prima causa, la prima causa vuol dire non solo la prima causa dell'esistenza, ma la prima causa anche del dinamismo delle cose, per quello che si chiama l'ordo moralis, l'ordo amoris, è una parola della filosofia stoica, l'ordo amoris, tutto quello che nel mondo c'è è ordinato, tant'è vero che la parola l'ordine morale, conosciuto da tutti e valido per tutti, questa parola fu coniata dai filosofi stoici, e questa parola è diritto naturale, legge naturale, legge di natura. Questa non è un'invenzione dei cristiani, sta negli stoici, come negli stoici sta quello che ho studiato più di qualunque altro filosofo al mondo, ossia la nozione di senso comune, che è proprio un termine prima in greco degli stoici, koinai enoiai, e poi degli stoici di lingua latina, communis consensio o sensus communis. Faccio un esempio. Allora, per esempio, lei dice che si può confutare per via di ragione, per esempio, il manicheismo, pensare che Dio c'è, ma ci sono due principi. È confutabile per ragione o soltanto per fede? No. Agostino confuta il manicheismo con argomenti razionali.
così come confuto l'idea che Dio sia un corpo. Ma sono tutte cose che appartengono alla teologia naturale. Sì, sì. Prego. No, c'è lui adesso. No, allora io volevo dire, no, su di qua, sulla fede, sulla relazione della fede, come l'ho capita io, l'ho compresa io, se è la realtà, e su anche sul, quindi anche connesso anche su, con l'esperienza, di dividere il sentimentalismo, quindi dall'esperienza, la fede, io l'ho studiata e ho realizzato, sull'etimologia, una sostanza dolce che persuada, quindi non tanto una mia posizione soggettiva, ma una posizione della capacità di Gesù di sedurre la nostra anima. Questa l'ho realizzato io. Un'altra cosa qui sul discorso della rivelazione personale. Gesù nel Vangelo ha scritto, non so, parlo mio, ripeto, dopo vado a dico se è teologico, chiedo oppure no, quello, la mia domanda. Ha detto, in quel tempo vi sarà mandato in aiuto lo Spirito Santo, il peccato contro di me sarà perdonato, la bestemmia contro lo Spirito Santo no, ma il falso profeta, se potesse, ingannerebbe anche le anime elette. Qui stavo leggendo proprio di Lucia di Fatima, che il 26 dicembre del 57 padre Agustin Fuertes fece una conferenza con lei e lei disse che questo proprio intendeva Gesù, questo, l'intervento di Maria negli ultimi tempi con le apparizioni. Lei dice, ma come i buoni continuano a essere buoni a loro modo, i cattivi continuano a essere cattivi e non si rendono conto che quando Gesù muore in Maria la muove per far scacomatto, per vincere l'avversario. Quindi ecco, il Vangelo non si deve interpretare ma si deve realizzare, cioè quello che Gesù ci ha detto si deve realizzare, e quindi ecco, non so, con il discorso che non ci saranno più altri interventi, come lo diciamo, pensa questo, come lo giustifica? Allora, l'oggetto della fede è la rivelazione, è una parola che comprende il magistero, la scrittura, i dogmi, tutto, la rivelazione, parola di Dio, quello che Dio ha detto. E quello che Dio ha detto lo sappiamo per certo e in maniera determinata, perché Dio ha detto in Gesù Cristo agli apostoli: chi ascolta voi ascolta me, e chi ascolta me non ascolta me ma colui che mi ha mandato. Pertanto la parola di Dio in Gesù Cristo è trasmessa dagli apostoli, gli apostoli, tanto vero il primo libro, diciamo, di catechesi della primitiva cristianità del primo secolo è intitolato Dottrina dei Dodici Apostoli. La dottrina cristiana è la dottrina dei Dodici Apostoli, è il magistero della Chiesa che lo propone. Pertanto il magistero della Chiesa ha detto in maniera esplicita, l'ha ripetuto anche il Concilio Vaticano I e il Concilio Vaticano II, con la morte dell'ultimo apostolo, Giovanni, è finita la rivelazione, l'evento storico della rivelazione. Solo di questo. Noi abbiamo come oggetto della fede la rivelazione. Tutto quello che è esperienze personali sono degne di fede umana ma non di fede divina, pertanto non possiamo mai mescolare la fiducia o la fede che abbiamo in una persona, per quanto santa, con quello che è credere a Gesù tramite gli apostoli. E questo è importantissimo, no? Perché noi ci salviamo, perché dice Gesù, chi crederà e si farà battezzare sarà salvo, chi non crederà sarà dannato. Tutta questa promessa della vita eterna dipende dal fatto che crediamo, non a qualunque cosa, a quelle cose che Dio ha rivelato. Pertanto bisogna sgombrare il campo da tutto il resto può essere buono ma appartiene all'ordine delle cose create, all'ordine delle cose contingenti, all'ordine delle cose relative. Quello che è assolutamente assoluto è solo la parola di Dio. Ma queste sono apparizioni riconosciute. Lei dice, io sono la donna della rivelazione, proprio in una di queste apparizioni. Mi sembra quella di Cornacchiola, che però non è riconosciuta ufficialmente, ma questa di Fatima è proprio riconosciuta dalla Chiesa. Le rivelazioni riconosciute dalla Chiesa sono riconosciute in questo senso, che la persona, per esempio Bernadette o Sor Lucia e Giacinto, sono persone sante
che sicuramente non hanno mentito, ma quello che loro hanno detto l'hanno detto loro. Pertanto, se crediamo a loro, crediamo a delle testimonianze umane, che certamente non sono contrarie alla rivelazione pubblica, ma nemmeno aggiungono qualche cosa. L'importante è capire che un'applicazione storica, spirituale o collettiva della rivelazione pubblica non cambia niente, perché l'importante è capire, su questo continuo a insistere, che la rivelazione è per la santità e la beatitudine di ogni persona, di ogni momento della vita della Chiesa. Non bisogna aspettare che arrivi Fatima o Lourdes o Medjugorje per qualche cosa, perché tutti quelli che sono venuti prima come si santificavano, come andavano in cielo? Beh, la funzionalità del periodo, quindi interviene. No, non c'è niente del periodo, che la rivelazione è per ogni persona. Il primo che si è santificato, che abbiamo anche l'atto di canonizzazione, è stato un ladrone in croce, e Gesù ha detto: oggi sarai con me in paradiso, oggi sarai con me in paradiso. Lui muore e sappiamo che è in paradiso. È stato portato dalla comunità, ma che comunità? C'era venuto solo un altro ladrone che invece bestemmiava, e poi gli ebrei che insultavano Gesù, i soldati romani che tranquillamente lo ammazzavano. Che cosa c'è in comunità? È lui che invece ha capito che doveva chiedere perdono a Gesù, perché lui veramente era, dice: quando verrai col tuo regno, ricordati di me, e fa penitenza dei suoi peccati. Lui è innocente, noi invece paghiamo il fio delle nostre colpe. Insomma, fa un atto di dolore, di pentimento, e si rivolge alla misericordia di Dio e ottiene, ecco, questo è oggi sarebbe un paradiso, avrà la missione beatifica, è quello di cui stiamo parlando. L'ha ottenuto quel buon ladrone, che tradizionalmente si chiama Dimas l'ha ottenuto da solo, senza comunità, senza storia, senza aspettare che arrivasse Papa Giovanni o Papa Francesco, nessuno. Tutti i santi della Chiesa sono utili nel loro tempo, ma sono strumenti per applicare, far vivere la rivelazione alle singole persone del loro tempo, ma nessuno c'ha da questi intermediari nulla di più di quello che aveva Dimas o anche il primo martire Santo Stefano. Mi interessa molto questo, perché si sente dire sempre: il tuo popolo è in cammino, anche un canto ecclesiastico c'è, no? Il tuo popolo è in cammino. A me mi fa arrabbiare, perché il tuo popolo è in cammino, che significa? Il cammino è di ognuno di noi, se il popolo va in cammino, vanno tutti in cielo, e se questo popolo in cammino arriva dove deve arrivare fra un secolo, e nel frattempo noi che facciamo? Noi che moriamo prima? È assurdo, no? Tutta una cosa che è tipico della mentalità idealistica, che idealizza lo Stato, la storia, il popolo, la comunità, anche la Chiesa, vista come una cosa idealistica, è tutta una buffonata, no? Vabbè. Ecco, sì, prima ha alzato la mano lui, andiamo più corso. Prego io. Sì, ho seguito, mi viene spontanea questa domanda. A questo punto, la preghiera, come la conosciamo noi? Mi viene spontanea una domanda. La preghiera, come la intendiamo noi, come abbiamo sempre fatta, anche come la insegnano al catechismo, che dicono la preghiera è proprio una richiesta, un comunicare. Non è più un atto di fede, come ho capito io, a questo punto. Basta. Dunque, la preghiera consiste, come dice Sant'Agostino, elevatio mentis in Deum. Allora, chi eleva la mente a Dio e sa che Dio c'è e gli parla, prega. E c'è la preghiera pagana e c'è la preghiera cristiana. La preghiera cristiana è che uno parla con Dio sapendo che Dio lo può vedere raffigurato nel figlio di Dio fatto uomo in croce o in braccio alla Madonna. Pertanto parla con Dio avendo altre cose di cui parlare di quello che può dire un pagano. Allora, il mistico che parla con Dio, avendo tanto studiato le scritture, avendo tanto meditato la dottrina della Chiesa, dice a Dio tante cose che sono meravigliose, belle, anche di utilità per tutti quando poi le comunica. Ma in se stessa la preghiera
è un atto umano di rivolgersi a Dio, che si sa che esiste, sia quando non si conosce la rivelazione, sia dopo, perché dopo il Dio che ci parla è sempre misterioso, è sempre invisibile, solo che di lui sappiamo che quello che ci ha comunicato nei misteri. Per esempio, quando uno, io faccio dire a tutti i bambini che dico io stesso la parola l'eterno riposo della loro Signore, splende per essere la luce del petto, riposano in pace, amen. I bambini lo dicono con antipatia, perché mi fa pensare subito alla morte, al cimitero, non mi piacciono queste cose, no? Però dico, ma sono cose belle, guardate, noi per tutti, anche per i vostri genitori, il nonno che è morto, pensate che sta in cielo, è contento, prega per voi, vi aiuta, chiedete il vostro aiuto, no? E la cosa curiosa è che il senso comune e anche l'istinto cristiano che hanno tutti i battezzati supera le astrusità e gli ostacoli della cultura atea che circola, no? Alcuni bambini dicono, no, ma io non ci credo alla vita eterna, in cielo deve essere una noia, io non ci credo, no, io voglio vivere felice qua, vabbè, finirei per crederci. E poi proprio, perché, mi domando, ti rivolgi sempre alla nonna Luciana, sono bambini peruviani, perché ti rivolgi alla nonna Luciana? Ah sì, perché lei mi ha sempre voluto bene, sicuramente anche dal cielo mi continuerà a aiutare. Ah, lo vedi che, che poi lo sai che lei sta lì e che tu pure ci andrai. Allora per ragione un po' non riescono a mettere insieme quello che istintivamente sanno e quello che vorrebbero non ammettere. Vabbè, ci sei arrivato con te. Tutti noi siamo fatti con te, no? Sì, c'è una signora lì. Buonasera. Allora, io un po' di anni fa ho assistito a Chiesi in cattedrale, quindi diciamo che è stato approvato dal vescovo questo incontro, ha una testimonianza di Gloria Polo, non so chi la conosce. Ecco, in merito a questa testimonianza io volevo sapere che cosa la Chiesa ne pensa. Perché fondamentalmente lei racconta e avendola vista anche da vicino avevo notato insomma che lei come se in quel momento rivivesse proprio l'emozione del momento, ha vissuto questo appunto, questa esperienza di premorte per cui dice di aver conosciuto Gesù, il quale le ha detto, senti, dice, la vita di prima non era stata un granché, dice, io ti do un'altra possibilità. E però impegnati di testimoniarmi e di raccontare al mondo che cosa io ti farò vedere. Quindi lei sostanzialmente ha raccontato di aver visto paradiso, purgatorio e inferno. Ecco, io sulla base di questa esperienza mi chiedo e di altre esperienze che cosa la Chiesa ne pensa. Dunque la Chiesa dice che le, si chiamano tecnicamente, le esperienze mistiche personali, individuali, private, non sono altro che applicazioni nella vita spirituale di singole persone di quello che la fede comune a tutti insegna a tutti. Che ci sia l'inferno, il purgatorio e il paradiso è dogma per tutti i cristiani. Che Gesù dica che che nell'inferno ci sia il dolore irrimediabile per coloro che rifiutano la bontà di Dio e lo offendono fino all'ultimo momento, beh, sono parole del Vangelo. Teresa d'Avila pure dice che quando era tiepida e non seguiva con tanto ardore, il Signore gli ha fatto vedere, la grazia di fargli vedere il posto che meritava all'inferno. Vabbè, sono rivelazioni private, cioè, rivelazioni private, esperienze mistiche che dal punto di vista dottrinale non aggiungono nulla. E che vanno credute semplicemente come si può credere a un amico che dice, sai che io dopo quell'esperienza lì ho avuto quest'altra esperienza. Sono esperienze che come si interpretano? Le esperienze personali sono o cose contro o cose a favore di quello che già sappiamo che è vero in base alla fede. Certo che possono essere molto utili, perché queste esperienze personali mistiche a volte rafforzano la fede dal punto di vista soggettivo, sentimentale, ma io diffido molto di questo, no?
perché se il rafforzamento della fede è sul piano dei sentimenti, delle emozioni e dell'immaginazione, sono cose molto volatili, molto poco affidabili. Io ho assistito molti moribondi, in quel momento i moribondi non vogliono sentire parlare altro che di cose assolutamente sicure e che loro sanno che è vero. Non voglio sapere niente di niente, nemmeno che cosa ha detto il Papa, che cosa sta scritto qua, che non voglio sapere, che ha detto Gesù, che cosa devo fare per salvarmi? La confessione l'hai fatta bene, ma io mi sento tormentato dal demonio, lo so, c'è quella circolatoria che ha detto mia madre prima di morire, Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. L'agonia si nella lotta, no? Ebbene, allora io dico, c'è il demonio, però con la grazia del sacramento della confessione, poi dell'estrema unzione o unzione degli infermi, tu hai tutte le protezioni e poi il Signore non ti lascia in balia. San Michele Arcangelo, ecco, queste sono le cose che valgono per tutti in ogni momento e queste sono quelle che nel momento cruciale valgono. I sentimenti no, ripeto, perché i sentimenti a volte sono favorevoli, a volte no, e questo l'ha insegnato la teologia della Chiesa, per esempio facendo dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce, San Juan de la Cruz, il quale ha scritto un grande trattato di teologia mistica, Salita del Monte Carmelo, in cui dice, a un certo punto il Signore, per renderci veramente uomini di fede, ci toglie tutte le soddisfazioni, tutte le consolazioni, tutti i conforti, finché a un punto dobbiamo arrivare a questo punto. Amare il Dio delle consolazioni e non le consolazioni di Dio. Vedete a che punto si arriva? E questa si chiama la notte oscura, no? In cui Dio ci purifica, perché alla fine noi dobbiamo veramente credere con la pura fede, altro che il puro amore. La pura fede è quella che conta. Perché, se, va bene. C'è il Signore lì. Dunque, io ho sentito un vescovo parlare in televisione dopo un terremoto e dire che bisogna abbandonare la dottrina della retribuzione per andare verso un tipo di idea di giustizia riparativa, diciamo, e questo vescovo diceva anche che questa era l'unica cosa che si poteva fare anche per questa prospettiva della condivisione, cercare di insieme tutti risolvere i problemi condividendo tutto. Mi sembra di aver capito che appunto bisogna far fuori questa dottrina della retribuzione. Le chiedo un chiarimento su questo anche con una, diciamo, seconda domanda. Noi, se un cattolico vuole essere un laico cattolico normale, come può stare in rapporto con un vescovo che insegna cose che apparentemente sono false? Ecco, cosa possiamo fare noi quando abbiamo un pastore che... Ecco, ottima domanda. Rispondo se c'è una seconda parte, poi lo dicevo, no, poi mi perdo. Perché avendo il principio di un morbo di Alzheimer, mi dimentico le cose immediatamente precedenti. Me l'ha detto il geriatra. Me l'ha detto il geriatra. Sì. Dunque, allora, noi al vescovo non dobbiamo dare nessuna letta a meno che non siamo sottoposti alla sua giurisdizione, ma i laici non lo sono. I laici non sono sottoposti a nessuna giurisdizione, devono solo venerare e rispettare il vescovo, ma non devono obbedire a niente, perché per questo ci sono i preti. I preti devono obbedire al vescovo. I laici sono liberi. Vanno a messa dove gli pare, cercano il vescovo che gli pare e soprattutto loro sanno che il vescovo fa parte del collegio episcopale e tutto insieme, sotto il Papa e in unione con il Papa, manifestano il Magistero Universale. Pertanto un vescovo che dice cose contrarie alla fede oppure che non sono didatticamente utili alla fede perché confondono, meglio lasciarlo perdere e pregare che prima di morire si converta. Cosa che io faccio col mio vescovo, che è il Papa. Io obbedisco a tutto quello che lui dice, tanto è vero che come sacerdote sono sottoposto alla disciplina ecclesiastica al 100%, ma non mi ha mai comandato nulla che io debba fare contro la mia coscienza, non me l'ha mai comandato.
anche quando comanda, sembra che comandi a tutti i sacerdoti di assolvere anche quelli che sono in peccato mortale e non si vogliono pentire, è semplicemente un consiglio che dà, un orientamento che dà per quelli che ci cascano, ma io non ci casco, e siccome non è un ordine, anche perché non può essere un ordine, perché il diritto canonico dice il contrario, Giovanni Paolo II ha detto il contrario, pertanto non può essere un ordine, è un cattivo consiglio di un Papa buono, e pertanto io questo consiglio non lo seguo, e sto a posto. Mai hanno preso provvedimenti contro di me, anche se dico tutte queste cose in pubblico, le dico anche in Vaticano, pertanto figuriamoci i laici se non possono, ma che stai attento, ho 80 anni che mi possono fare, già mi hanno tolto molti soldi, vivo nella miseria, ma non, più di così non posso, non è che mi mandano le guardie svizzere a infilarmi con la labarda, no, sul serio scherzo, non è che anche i peggiori tiranni hanno i loro limiti, no? anche perché poi io sono talmente conosciuto che sarebbe uno scandalo troppo grosso. Va bene, detto questo, un laico è totalmente tranquillo, è bene che i laici siano pieni di spirito critico giusto nei riguardi dei falsi profeti, di Enzo Bianchi, falso prete, falso monaco, falso tutto, che girano, che anche di tutti quelli che scrivono su Avvenire, a cominciare dal suo direttore Tarquinio, Marco Tarquinio, che conosco bene, credo che sia marchigiano o umbro marchigiano, comunque in ogni caso è una persona detestabile per me. Il direttore di Avvenire, perché lui mi ha insultato pubblicamente perché avevo criticato Enzo Bianchi, figuriamoci. Vabbè, siamo come laici, voi siete totalmente liberi, come ecclesiastici si obbedisce dove c'è materia di obbedienza e si crede dove c'è materia di fede. Questo Papa, per esempio, non ha mai fatto, non solo un dogma, ma nessun atto di magistero universale. Perché? Perché il magistero universale è quando c'è l'intenzione di applicare il dogma a una situazione concreta, di morale o di dottrina sociale della Chiesa, in termini che valgono per tutta la Chiesa e con un dettato esplicito, in modo che si sappia esattamente che cosa bisogna credere. E questo non l'ha mai fatto. Anzi, io ho detto pubblicamente, tante cose criticabili di questo Papa sono semplicemente affermazioni ambigue. Chi le vuole interpretare male a sua rovina le interpreta male, chi invece non le interpreta male a sua salvezza rimane tranquillo. Ma questo vale per un'infinità di autorità ecclesiastiche. Se noi pensiamo che un arcivescovo che il Papa ha messo a capo del Pontificio Consiglio per la Famiglia esalta come se fosse un santo Pannella, non diceva neanche per questo, però, ma prima di essere elevato a questo onore, questo arcivescovo nella sua diocesi di Terni ha fatto affrescare la cattedrale con immagini sodomitiche in cui appare lui stesso fra gli altri, e questo sta lì, è un affresco, Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto, esattamente. Alcuni sono meno perfetti di altri. Esatto, o più perfetti di altri. Bene, ho risposto alla prima parte, non c'è una seconda parte. Solo una seconda domanda che mi viene suggerita, cioè come potrò essere felice in Dio nell'altra vita nel caso in cui un mio caro non lo sia, cioè non sia nella stessa. Ah, questo è un mistero. Quello che è certo è che noi, e questo l'ho detto a mio fratello che è più giovane di me di 5 anni, quando morì mamma, e si rivolgeva a lei per ottenere delle cose, io dico, guarda, il dogma cattolico autentico è che i beati in cielo, le anime insomma, che sono salve nell'altra vita, non sono ciascuno per conto suo, non sono autonomi,
non hanno un rapporto autonomo con noi creature ancora sulla terra. Questo l'ha spiegato molto bene il Concilio Vaticano II in un capitolo della Lumen Gentium, che si dice il rapporto della Chiesa ancora in cammino con la Chiesa che è già nella gloria. I beati sono in Dio e pertanto conoscono tutto quello che succede in Dio, e in Dio ottengono come intercessione il bene di quelli che ancora sono in stato vie. Pertanto tutto passa da Dio, pertanto la contemplazione di Dio ci fa vedere in ogni persona tutta la sua vita, quanta misericordia Dio ha avuto per lei e come l'ha salvata all'ultimo momento oppure no, insomma. E soprattutto vedremo che nessuna persona si danna per mancanza di misericordia di Dio o per mancanza di pazienza di Dio. Lo vedremo in Dio chiaramente. Questo è dogma, ma lo vedremo. Per cui non avremo rabbia per nessuna cosa. Perché vedremo, se nel caso che qualcuno dei nostri cari non fosse arrivato in cielo, vedremo che è stato per colpa nostra, per colpa sua, ma comunque certo non per mancanza di misericordia di Dio, e comunque Dio in qualche modo avrà glorificato se stesso attraverso qualche cosa che, insomma, è quello che ci consola, anche pensando che la Madonna, avendo una contemplazione così grande, ai piedi della croce poteva allo stesso tempo avere il più grande dolore che si possa avere, che possa avere una creatura, e allo stesso tempo era beatissima, perché vedeva in Dio che Gesù, suo figlio, ci redimeva, pagava per noi, ed era contenta per noi, era contenta per come noi venivamo aiutati dalla grazia della redenzione. Poteva esserci nella stessa anima tanto dolore e tanta gioia? Sì, la scrittura dice che è così. Come analogamente il Verbo incarnato, che è sempre è stato parte della Trinità Beatissima, pertanto un'infinita beatitudine, poteva sudare sangue nel giardino del Getsemani. Bene. C'era prima lui, vero? Ma volevo chiedere due cose. Una, prima ha parlato che ci troveremo in mistero faccia a faccia con Dio, anima e corpo. Certo. E quindi vorrei sentire qualcosa sulla cremazione del corpo, cosa pensa la Chiesa, questa cosa qui. E l'altra, se possibile, brevemente, non è facile, l'argomento è grande, però approfondire un po' il purgatorio, questo aspetto. Sono temi complessi comunque. Riguardo alla cremazione, la dottrina e la disciplina della Chiesa riguarda solo il culto dei morti, non riguarda la resurrezione, il culto dei morti. Pertanto è molto meglio coltivare il culto dei morti, potendoli venerare, pregare per loro in un cimitero, oppure se sono dei santi addirittura conservare le spoglie intatte come ci sono per alcuni santi, piuttosto che ridurle in cenere, no? Quando alcuni parenti miei sono stati inceneriti in Belgio, dal capo famiglia di lì che ha perso la testa, in Belgio perdono la testa tutti, veramente, no? Mi sono dispiaciuto, comunque c'è qualche tolleranza anche in questo. Ma questo non riguarda per niente la resurrezione, perché la resurrezione significa che ogni persona riacquista la sua integrità psicofisica, di corpo e anima, attraverso l'anima, che inizialmente è separata, che riacquista il suo corpo. Ma il suo corpo non è quello materiale, perché il corpo materiale già in vita cambia continuamente, è un rinnovo di cellule, eccetera. E anche quando il corpo materiale ormai è perso in mille frantumi, l'anima da questa terra, come quando Dio nella Genesi dice che prende il fango e viene fuori l'uomo, o dalla costola della Eva, l'uomo riacquista la sua corporeità prendendo dalla natura creata,
questo è quello che Dio farà. Anche questo è rivelato e pertanto i particolari non li sappiamo, ma è così. Pertanto la cremazione è una brutta cosa che manifesta poca devozione per i defunti, però non c'ha niente a che vedere con la risurrezione dei corpi, perché anche quel povero uomo cremato e le ceneri buttate a mare, quando poi risorge, se risorge per la vita eterna, perché Gesù dice alcuni risorgeranno per la vita eterna, altri per l'inferno. Se comunque, o in un caso o nell'altro, se risorge, riacquista la sua corporeità, nel modo che non sappiamo, ma comunque si sa che l'anima informa la materia e quella materia informata dall'anima la chiamiamo corpo. Questa è una cosa. L'altra cosa? Il purgatorio. Il purgatorio, cioè, è difficile, l'argomento è grande, però forse è correlato. Nel purgatorio invece non ha niente a che vedere con la corporeità, perché nel purgatorio ci sono le anime separate prima del giudizio finale e che sono quelle persone che non possono vedere Dio faccia a faccia perché non hanno sufficiente amore. Hanno resistito all'amore di Dio, non con il peccato grave e l'ostinazione nel peccato, con quella che si chiama l'impenitenza finale, ma con tale attaccamento alle cose, quelle che dobbiamo superare per amare Dio come vuole, è un debito da pagare alla mancata purificazione, perché questo si chiama purgatorio. Un santo che adesso è canonizzato mi diceva, quando morirò non c'è bisogno che il Signore mi guardi e mi dica no, non sei ancora pronto, io stesso dirò, voglio andare subito al purgatorio a purificarmi, presto, per poter essere presente a Dio come Lui mi vuole. È una cosa logica. Il purgatorio è dogma, non è una fantasia, è dogma. L'aveva ben capito Dante, che la Divina Commedia è perfettamente dogmatica. Tant'è vero che mio fratello, che è un professore della Sorbona di Parigi, ha scritto un libro che si chiama Dante e la teologia, e dimostra che tutta la Divina Commedia è teologicamente perfetta, solo che con l'immaginazione immagina quello che l'immaginazione non può immaginare, cioè le cose soprannaturali, però serve come immaginazione poetica per poterne parlare, ma il fondamento di quello di cui parla con immagini poetiche è il dogma. C'è un'altra persona, un frate, sulla signora. Ho molti amici che, appunto, nei quali sento il bisogno di spiritualità, no? di credere, ma ho visto parlando, e quindi cerco di instaurare una discussione su questi temi, anche perché secondo me è giusto riflettere insieme, cioè la religione, l'aspetto come che ha detto lei è intimo, personale forse, però stare insieme per questo secondo me è molto importante. Però vedo che c'è una ricerca in tutt'altre strade. Per esempio, ho sentito tante persone che parlano di Dio come energia. Lo so. E quindi e poi arrivano a fare dei rituali, delle cose che veramente, insomma, io non mi sento in grado di dire ma guarda che forse stai sbagliando. Ecco, credo che però manchi o nelle parrocchie o nella società, nella chiesa, diciamo un'attenzione a queste divergenze che poi portano le persone, credo, proprio a soffrire alla fine. Sì, sì, lei ha ragione, sì, sì. E, ecco, è importante secondo me anche... appunto, e quando lo faccio mi prendono in giro, oppure no, perché tanto quando si parla di queste cose un po' profonde cominciano a dire ah, la felicità non è questo, come diceva lei. Grazie, beh, grazie. Era solo un'osservazione, volevo il suo commento. Quella scemenza immensa che lei ha detto dell'energia è divulgata in tutte le librerie tramite l'edizione Mondadori di Milano. È una casa editrice massonica adesso di proprietà di Berlusconi che ha diffuso le cose peggiori di teologia. Dunque, allora, il falso teologo che ha diffuso queste idee di Dio come energia, prendendo da altre cose precedenti, è Vito Mancuso, che purtroppo è un sacerdote spretato,
che si è fatto guidare da un teologo di quelli che ho criticato nel libro, ovvero Falsa Teologia, che cerca di reinterpretare il dogma in modo che piaccia a chi? Agli atei del mondo. Ma non c'è niente di serio, anche perché a voler essere seri, energia, se si intende in termini materiali, allora non ci siamo, Dio non è un elemento della materia. Massa, energia, che Dio? Massa, energia, assunto, no? Questo si parla anche la nostra anima, non è né massa né energia. Se poi si prende l'etimo greco, energia vuol dire atto, allora sì, Dio è atto puro, eh? No, questo non lo vuol dire, né sa dirlo, né sa capirlo, dito non uso. Allora bisogna dire, sì, Dio è l'energia spirituale che regge tutto il mondo, perché Dio è atto puro e l'essere è il creatore. Allora riportiamo tutto nella ragionevolezza. Poi questo Dio che è atto puro, sconosciuto, ci ha mandato suo figlio e ci ha parlato di lui. Ecco. Non c'è altro che questo. Chi non ci vuol credere, sappi che stai rifiutando la rivelazione. E sappi, bisogna dirlo tutti, continuamente. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvo. Chi non crederà sarà dannato. Questo termine dannato, fate il piacere di ripeterlo a tutti, perché è Vangelo. Quando si dice bisogna evangelizzare togliendo parte del Vangelo, si sta facendo un'operazione satanica. O uno rinuncia al Vangelo, oppure evangelizza con le parole di Gesù e non con altri. Ciao. No. Volevo solo concludere con una lode pubblica al professor Nicolini, che è un mariologo, per dire che tutte queste cose che dico, rifiutate il sentimento, pensate, queste cose sono, abbiamo come maestra la Madonna, di cui San Luca dice, conservava tutte quelle cose che faceva Gesù nel suo cuore, rimeditandole. E per questo è sede della sapienza. Anche noi dobbiamo usare la riflessione, la memoria che ci porti a capire l'azione di Dio e a secondarla. Ecco. Grazie al professor Nicolini, ma soprattutto grazie al professor Possedoni, che ha avuto tante idee geniali, compreso il titolo Vedremo Dio. Insomma, prendo un po' in giro, ma fa lo stesso. Invece dovrei parlare io 5 minuti per un'osservazione di bassissimo profilo, proprio bassissimo, ma stavolta mi tocca, e cioè, come diceva lui all'inizio dell'incontro, forse non c'eravate neanche tutti, vi ringraziamo infinitamente per l'opera di elargizione generalizzata che ci avete garantito, perché finora abbiamo ricevuto 2.059 euro che ci saranno molto utili per questa prima parte quantomeno, però ancora mancano 2.737 euro, dei quali noi provvederemo a una parte, e se riuscissimo ovviamente per tutta la seconda parte a raccogliere altri 1.500 euro di questi 2.737, saremmo veramente a posto. Per quanto riguarda le modalità, ci sono dei fogliettini rettangolari sulle vostre sedie che, se qualcuno se ne vuole portare a casa, potrebbero essere motivo di riflessione. Oppure darla verso qualcosa, oppure quando ci vedremo nelle prossime volte, in ottobre però, oppure facendo un bonifico, comunque lì ci sono le istruzioni, perché c'è il numero del bonifico, c'è il numero, l'indirizzo PayPal, qui qualcuno si lavora molto con internet, lo fanno anche tramite PayPal, e insomma sono varie le modalità, ci affidiamo al vostro buon cuore. Va bene? Allora, ringrazio molto il professor Livi per quello che ci ha detto, per il dialogo che ha avuto con noi, e vi auguro, anzi ve lo dico dopo, l'appuntamento comincia la pausa estiva, l'appuntamento è il 6 ottobre con una conversazione
del professor Marco Tarchi dell'Università di Firenze, ma noto anche per tutta una serie di attività che ci hanno anche fatto guadagnare la riprovazione di certi circoli culturali anconetani nel scorso mese di marzo, quelli che hanno sollevato sta gran canea contro di noi, che ci hanno fatto comunque un favore per certi aspetti. E il 6 ottobre 2018 il titolo è, l'argomento è Populismo, incubo delle elite mondialiste. Affronteremo senza pregiudizi un argomento che è molto, insomma, che è molto di moda, che si lega anche alle dottrine identitarie, sovraniste, eccetera. E quindi d'attualità, questo volevo dire, di grande attualità. Ancora buona estate, grazie di tutto e arrivederci. Ave Maria.